Come lo vedete stamattina, perché abbiamo fatto un lavoro veramente duro per consentirvi di tornare a scuola la mattina dopo qualche settimana, dopo l'11. Vogliamo chiarire a tutti che purtroppo questa scuola non è stata chiusa a causa della provincia, ma per dei procedimenti giudiziari legati a delle questioni molto complesse. Per questo stiamo facendo di tutto, sia per dissequestrarlo, ma comunque, se ci consentiranno di poter entrare o se non ce lo consentiranno, di far iniziare i lavori immediatamente. Così come vi abbiamo restituito questi spazi, cercheremo di iniziare i lavori e restituirvi quindi il deltico. Comunque, in ogni caso, noi siamo a vostra disposizione per qualunque miglioria, qualunque iniziativa, qualunque suggerimento. Ci dispiace che quello che è successo purtroppo ci siete capitati in una maniera così improvvisa, ma nessuno poteva prevederlo. Buon proseguimento dell'anno scolastico, buona lezione, credo e spero che starete nel massimo comfort in questa bellissima struttura. Prefetto, allora, è pronto a fare le prove di ingresso in questo ex consorzio agrario, perché dal 1 settembre la sede andrà nelle mani della prefettura e quindi... Diciamo che è un giorno di gioia e di tristezza. Sappiamo tutti che questo mese e mezzo è stato complicatissimo per questa vicenda, appunto per questa sentenza, ordinanza di sequestro del Delfico. Che la prefettura ce l'ha messa tutta. Ce l'abbiamo messa tutta e noi eravamo pronti per trasferirci, stavamo cominciando a fare gli scatoloni, però davanti a una richiesta della città di sospendere un attimo questo trasloco per mettere a disposizione il palazzo per alcune delle classi del Delfico non ci potevamo, ma... diciamo, volentieri abbiamo fatto un passo indietro. Il nostro trasloco è rinviato più o meno di un anno, poi dovremo però farlo, insomma, ovviamente, perché è comunque anche questo un'opera importante per la città. I lavori che partiranno alla sede attuale della prefettura in Corso San Giorgio e poi la restituzione alla città del consorzio e dell'altra sede della prefettura di San Domenico, ma oggi è importante, che è un giorno per i ragazzi, insomma, ecco, è giusto che loro ripartano alla grande. Ci sarà qualche disfunzione, qualche cosa non perfetta ovviamente, ma i ragazzi poi si adattano prima di noi più grandicelli, quindi si adatteranno a una situazione sicuramente nuova, sicuramente non perfetta, sicuramente migliorabile, ma almeno si riparte con l'attività scolastica in attesa di capire cosa succederà all'attuale immobile del Delfico, che ovviamente vediamo, insomma, ecco. Preside, oggi una giornata, un primo giorno di scuola, c'è molta emozione, insomma, è qualche tentennamento per il trasferimento al Pascal Forti. Sì, oggi è il nostro nuovo giorno di scuola, primo giorno. Siamo in due sedi, al Forti e qui alla sede dell'ex consorzio. Questo è il vulnus, il fatto di non avere tutte le classi nella stessa struttura. Proprio perché noi eravamo abituati ad essere in un unico polo e a condividere tutte le nostre azioni didattiche. E dunque diciamo che questa sistemazione temporanea a noi piace, ci dà la possibilità di portare di nuovo gli alunni alle lezioni mattutine, orario completo, ed è quello che aspettavamo da tempo, insomma, ridare ai ragazzi una normalità nello studio e nelle tempistiche della scuola. Ovviamente sappiamo che questa è una soluzione temporanea e attendiamo le nuove soluzioni che l'ente vorrà trovare per il nostro convitto, per tutte le articolazioni del convitto, quindi la scuola primaria, la scuola media, i nostri convittori che sono ancora ospitati in hotel e i nostri ragazzi dei licei scientifico e coreutico. Tu da dove arrivi? Vengo da Valle San Giovanni. Sei contento di questa scelta qui, rimani sì, in centro? Sinceramente sì, preferisco. È una bella sede questa, alla fine sta al centro. In che piano sarai, lo sai già? No. Tra un po' lo scoprirai, quindi. Sì, è la prima volta che andremo. Ragazzi, a parte che vi state mettendo d'accordo sui posti da prendere. Sì, stiamo decidendo il posto. Ecco. Come la vedete questa cosa del trasferimento? La vediamo bene, ma per fortuna siamo capitati in un istituto completamente nuovo. Ed è anche molto bello, io sono stata dentro, devo dire che siete stati molto fortunati nella disgrazia complessiva. Sì, per fortuna a noi ci è capitato il meglio. Da dove arrivi? Da Montorrio.
quindi sì, sono qui vicino. Per te non è cambiato niente, in centro stavi, in centro rimani. Sì, non cambia niente, il pullman è sempre quello. Tu che dici? No, lui che dice. No, qui è io... sei stato pescato. Io per fortuna sto vicino. Di dove sei? Campli, quindi alla fine sto vicino, c'ho il pullman pure, però... Che anno fai? Il quarto. Ok, vabbè. Gli altri sono scomparsi, ma io... Oh, ecco un bel ragazzo. Tu da dove arrivi? Da Teramo. Quindi sei contento tutto sommato di venire in questo edificio nuovo, mai usato fino adesso, appena ristrutturato? Sì, poi anche per la sua posizione che è in centro, un po' ci ricorda anche la nostra scuola, è nettamente migliore anche. Tu invece che dici? Sei soddisfatto di stare qui? Sì, rispetto all'Acona è meglio per me perché io abito in centro a terra, quindi arrivo sempre a piedi. Quindi non hai il problema dell'autobus e non spenderai 29 euro al mese? Esatto. Allora, preside oggi una popolazione scolastica importante qui in questo che io ho definito essere un grande polo scolastico, circa 1000 persone, 1000 studenti, ovviamente la parte da Leone l'hanno fatta i ragazzi del Delfico. Dunque intanto vorrei iniziare qualsiasi forma di riflessione con un pensiero alla dirigente scolastica Lanciaprima, all'amica Iside, la quale stamattina ha portato i suoi auguri a tutti gli studenti e a tutta la sua popolazione studentesca che ho l'onore di coordinare in questo periodo di transizione. Al Pascal stamattina ci avviciniamo ad accogliere i ragazzi e le ragazze del liceo
classico, liceo europeo e liceo musicale. Gli spazi sono pronti, la progettualità è pronta, ora bisogna lavorare tanto sulla emotività, su quello che è il percorso di ambientamento, di esplorazione, di assestamento, in attesa che i ragazzi possano tornare nel proprio istituto, nel proprio palazzo, qualora questo sarà nel futuro di questa popolazione studentesca. Nel frattempo abbiamo cercato di essere pronti ad accoglierli. Qui siamo al parcheggio principale, primo giorno con il trasferimento dei ragazzi del Delfico. C'è qualche piccolo caos, o meglio, c'è qualcosa da aggiustare? Allora, come tutte le cose, all'inizio è chiaro che sono sempre più difficili. Ci sono 3-4 scuole che convivono, anzi io devo dire che le forze dell'ordine sono state anche molto efficienti nell'assicurare la viabilità. Dobbiamo abituarci, e i ragazzi soprattutto, perché si trovano in una situazione nuova, perché gli ambienti non sono un accessorio, ma sono poi il cuore in cui si esplica tutta l'attività didattica. Noi come ufficio siamo vicini a tutte le esigenze e spero che questa giornata sia un nuovo inizio. Non dimentichiamo l'importanza dell'edificio di Piazza Dante, ma aspettiamo che, come dire, la giustizia così faccia il suo corso. Noi nel frattempo però dobbiamo fare scuola. Vedete che le istituzioni, con tutti i limiti che abbiamo, diciamo così, si sono impegnate affinché questo giorno poi fosse rispettato l'11 novembre. Abbiamo anche cercato di non nascondere così le criticità e quello che ancora bisogna fare. Quindi vedete che ci sono ancora dei lavori in corso nella massima sicurezza per tutti voi. Vi esorto anche nelle mattine successive a mantenere questa compostezza, perché sarà un'area particolarmente densa del traffico. Io ringrazio la preside Baldassarre per tutto l'impegno profuso, ringrazio la provincia e il comune per il lavoro sinergico che è stato portato avanti. Quindi lascio la parola al presidente, che è qui vicino a me, per un saluto. Grazie. Grazie ragazzi, ci scusiamo stamattina. Se ancora non abbiamo sistemato completamente l'area, ma lo sarà fatto nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Ci siamo impegnati per ridarvi un edificio, delle aule, dove poter fare scuola la mattina, in alternativa al Delfico e per un periodo temporaneo. Sono certo che anche questa esperienza sarà per voi formativa, perché sarà un momento di socialità con altri ragazzi, e sicuramente le aule che troverete saranno degne del loro nome e quindi saranno pronte anche con la LIM e con tutto ciò che sarà necessario. Questo periodo sarà transitorio purtroppo per voi, ma lo sarà per tutte le scuole di questa provincia. Quindi nei prossimi anni dovremo abituarci anche a cambiare siti e spazi, perché tutte le scuole di questa provincia avranno bisogno di lavori di adeguamento sismico. Quindi sarà un periodo comunque lungo che restituirà a questa città delle scuole a norma, adeguate, pronte a proiettarvi ad essere i ragazzi e soprattutto gli uomini del futuro. Presidente D'Angelo, c'è qualcosa da aggiustare? Ci sono diverse cosucce che non sono andate, forse per la fretta? No, ci sono solo delle parti esterne ancora da sistemare, perché chiaramente il cantiere era servito per sistemare le aule all'interno. Adesso abbiamo approntato tutto quanto necessario, compreso le LIM. Sistemeremo anche la parte esterna con gli asfalti che erano previsti, che naturalmente sono stati rimandati perché i lavori erano prioritari. Abbiamo ancora il problema di Teramo 5 all'interno, allora, ragazzi, al quale abbiamo ancora scritto per liberarci di spazi, perché ora... Il comune ha delle mancanze importanti. Beh, sono un anno e mezzo che abbiamo delle difficoltà con il comune che ci occupa questi spazi, e sicuramente stamattina l'interferenza con l'accesso dei ragazzi diventa importante. Qui c'è l'assessore Tulli, ne ha parlato con lei? Importante per voi. Ne abbiamo già parlato tante volte anche con altri, con i dirigenti, non solo con la politica. Ci vuole pazienza, presidente. Tanta.
Sì. Eccoci, allora. Buongiorno. Siete pronti? State arrivando tutti? Sì, sta andando tutto bene. Funziona tutto nel particolare? Tutto secondo programma, molta disciplina nei genitori, nei ragazzi, complimenti. I pullman sono arrivati tutti, stanno arrivando a raffica tutti quelli che avevamo programmato, i parcheggi funzionano. Ci sono genitori che dicono che 29 euro sono troppi, quindi la provincia si dovrà accollare questo biglietto, questo abbonamento. Lei che dice? Ci dobbiamo organizzare, vedere se è possibile tecnicamente farlo. Poi purtroppo alcune, un po' di scotto per il discorso del fico lo devono pagare tutti. Adesso vediamo come si può fare. L'istanza l'avete presentata? Sì, sì, stiamo già andando avanti su tutto. Speriamo che arrivi questo richiesto, desiderato di sequestro il prima possibile. Allora, è arrivato anche il vicepreside, allora come siamo messi? Ma oggi iniziamo, mi sembra che le operazioni stiano andando bene e quindi stiamo un po' meglio di prima, perché fare le lezioni il pomeriggio in orario ridotto non è possibile, non è nemmeno giusto. Quindi siete fiduciosi? Sì, siamo fiduciosi, speriamo di trovare una sede definitiva, insomma, perché l'ho detto, un convitto spacchettato non è un convitto e non è destinato a sopravvivere. Alle 8? Alle 8 entrano il Pascal. Sì. Poi dopo entriamo noi, dalle 9 praticamente tutto a scaglione, le varie classi entrano 8 e mezza, 9, 9 e mezza. Ok, lei è un insegnante? Io sono insegnante del liceo musicale. Oh, perfetto. Da qui si doveva entrare, la porta è ancora chiusa. Va bene, però c'è ancora tempo perché comunque devono entrare prima gli altri ragazzi, quelli del Pascal. Ma che ore sono? È presto, è presto. Sono le 7:48. Presto, però potevano aprire. Bisogna avere pazienza, del resto è pazienza, è il primo giorno, quindi la campanella, cioè. Bisogna aspettare. L'ingresso 8:03. E collaborare. Buongiorno, liceo scientifico Delfico, siete trasferiti in questo edificio, a parte il sorriso che ci sta proprio bene alle 8 di mattina, come vi è sembrato questo primo impatto? Non so manco come si entra, è la prima volta che vengo alla Cona. Dove arrivi? Tu dove abiti? A Castelnuovo. Quindi insomma hai dovuto allungare un po' il tragitto. Mi sono fatta accompagnare da mio padre perché non so che pullman devo prendere per arrivare. L'abbonamento ti è aumentato oppure no nel tuo caso? Perché sappiamo che insomma su Teramo bisogna pagare 29 euro al mese. No, non penso, perché la tratta comunque è la stessa, cioè il pullman mio ci passa comunque qua per tornare a Castelnuovo, quindi penso che sia la stessa. Ti senti un po' come nel primo giorno di scuola a venire qui da stamattina oppure no? Per te non è cambiato nulla?
sono un po' agitata perché non so come sarà la scuola e niente. Che anno fai? Il quarto. Senza applicate.